Non è, voglio dire, poi le farò vedere anche, certamente noi abbiamo ribadito, l'abbiamo detto, fino a che le disposizioni sono queste, poi è complicato, non tutti hanno la stessa mente, quindi è un lavoro complicato, lei lo sa meglio di me. Però le chiedo una cosa, all'inizio, insomma, io diciamo che in geografia sono sempre stato abbastanza ferrato, però all'inizio gli aiuti mi arrivavano dalla Cina, dalla Russia, da Cuba, dall'Ucraina, cioè. Mi sembrava, dico, ma l'Europa non era un'altra cosa? O io non li so questi aiuti iniziali, parlo della fase iniziale, capisco che lei deve essere un diplomatico, però all'inizio ho detto, ma i confini europei non erano altri. Guardi, le posso dire che noi abbiamo ricevuto solidarietà e aiuti da tutto il mondo. Sicuramente all'inizio abbiamo ricevuto aiuti da alcuni paesi europei e da Cina, da Russia. Però ricordo a tutti che esiste un ospedale da campo a Cremona e grazie agli Stati Uniti, se oggi abbiamo ventilatori, polmonari, medici, infermieri e grazie anche a paesi europei, Ministro, ma sicuramente non dei adesso, 50 non milioni adesso, di. all'inizio, all'inizio, insomma, al di là delle parole, per carità, vediamo anche adesso gli aiuti, stiamo vedendo queste immagini del repertorio, ma all'inizio davvero io ho avuto una sensazione così, ci davano delle parole di conforto, ma in realtà ci guardavano come untori. Adesso si sono accorti che purtroppo i virus non hanno frontiere, ecco, non è che stanno purtroppo solo da noi, ecco. Questa sensazione, l'ho avuta. Guardi, le posso dire una cosa, le posso dire una cosa. Questo è un momento nel quale noi siamo molto concentrati sul salvare vite e aiutare i nostri medici e le nostre forze dell'ordine. Poi arriverà un momento in cui sicuramente potremo discutere di quello che c'è stato e quello che non c'è stato. Io le posso dire che questi sono giorni cruciali per l'Unione Europea. Perché noi ci aspettiamo il miglior accordo possibile per poter spendere tutti i soldi che servono per aiutare gli italiani. Quindi, al di là di quello che è stato, e le ripeto, ci sono stati paesi che hanno aiutato l'Italia e ci sono paesi che stanno ricevendo i nostri malati nei loro ospedali come la Germania, ma tolto di mezzo questo, l'Unione Europea, che è a un momento importantissimo, è l'accordo. Dal punto di vista economico, che si farà nei prossimi giorni, perché noi lo abbiamo detto chiaramente e lo ripeto anche qui Giletti, noi spenderemo tutti i soldi che servono per aiutare imprese, lavoratori, disoccupati, giovani, pensionati. Non esiste che possa esistere un limite in un momento di crisi che è inedito. È inedito. Noi dobbiamo affrontare non solo una crisi sanitaria, ma una crisi economica. Purtroppo che sembra essere senza Però precedenti e scusi, quindi non possono scusi, esistere accordi al ribasso. sono d'accordo con lei, si figuri, io ho avuto anche uno scontro molto duro qui quando ci fu con un noto esponente politico sulle dichiarazioni sciagurate della Presidente della BCE Lagarde.